Ok, pronti? Voi siete pronti? Oh, eccoci. Oh, benissimo. Allora, vi raccontiamo la storia di una roboturma, una ciurma di robot. È il 28 novembre 2020 e l'equipaggio internazionale della missione Taurus è in viaggio da ben 216 giorni. Sulla stazione l'equipaggio si gode il viaggio prima di arrivare a destinazione. C'è chi controlla le coltivazioni nel modulo logistico, chi schiaccia un pisolino, chi fa una partita a scacchi e persino chi osserva la Terra dalla cupola, la Terra ormai lontana. L'equipaggio non riceve messaggi da molto tempo, quando all'improvviso ecco un tono di notifica che li richiama dal modulo di servizio. La distanza tra la stazione e la Terra non permette nessuna comunicazione se non quella di emergenza in arrivo proprio dal centro di controllo a Terra. Tutti i membri dell'equipaggio lasciano la propria attività e si radunano al pannello delle comunicazioni, pensando che sarebbe stato un semplice controllo di missione. Ogni componente della stazione dell'equipaggio, infatti, lavora in modo impeccabile. Il filtraggio dell'acqua non ha mai dato problemi, anzi sono così pieni d'acqua che possono nuotarci. I livelli d'ossigeno potrebbero, con i livelli di ossigeno che hanno, potrebbero stare in viaggio altri 5 mesi e i motori sono così efficienti da rendere inutile anche il controllo giornaliero. Ecco una voce lontana che risuona all'interno del modulo. Buongiorno equipaggio Taurus, è il vostro comandante a terra che vi parla. Vorrei iniziare con il complimentarmi con voi del vostro lavoro durante la missione. Nella storia nessuna missione era riuscita a raggiungere un numero di giorni più elevato al vostro senza problemi tecnici o personali. Ancora complimenti. Vi comunico che però il mio messaggio non è dedicato al complimento, anzi l'importanza di questo messaggio è di gran lunga più elevata e si tratta di questioni di pericolo. Vi avevamo avvertiti della pericolosità del vostro viaggio, ma non vi avevamo avvertiti della minaccia che pensavamo non fosse rilevante. Secondo i nostri calcoli avreste dovuto schivare una tempesta di meteore di un mese dal loro passaggio, allontanandosi dalla parte opposta alla vostra. Quello che non avevamo considerato è un circolo dovuto a una corrente di cui la fonte è ancora a noi sconosciuta. Le meteore che avreste dovuto schivare stanno tornando verso di voi. Calcolando il ritorno della nostra ricezione, state per entrare nella tempesta in 5, 4, 3, 2, buona fortuna equipaggio. La navicella trema, le luci di emergenza lampeggiano e le sirene suonano. Tutto l'equipaggio si affretta verso il modulo di comando senza perdere la calma. Chiudono il portellone, indossano il casco e si legano al sedile. Comandante, pilota e ingegnere occupano i posti davanti al pannello di controllo. Spengono i motori e seguono le procedure di appello. Pilota! Pronto! Ingegnere! Eccomi! Specialisti di missione! Presente! Responsabile delle agroscienze! Eccomi! Comandante di carico! Arrivo! Nonostante l'equipaggio sia stato addestrato per ogni tipo di eventualità, tutti sono preoccupati, hanno paura e si aggrappano ai sedili, chiudono forte gli occhi e stringono i denti. La tempesta sembra durare più di quello che dovrebbe e la stazione sta subendo davvero diversi danni. A un tratto, lo scontro con un grande meteorite apre una parete del modulo, facendo fuoriuscire dell'ossigeno. La stazione viene sbalzata fuori rotta, ma finalmente anche fuori dalla tempesta. Tra i danni, alcuni meteoriti hanno distrutto il serbatoio dei motori, rendendo impossibile la loro accensione. Comandante, pilota e ingegnere cercano di capire dove stanno andando, ma la spinta e la velocità rende loro difficile qualsiasi movimento. Ad un tratto un colpo. La stazione entra dentro l'atmosfera di un pianeta e la temperatura delle pareti aumenta. Nessuno riesce a capire cosa stia succedendo. Poi lo schianto. Fortunatamente, pilota era riuscito a inserire la manovra d'atterraggio proprio qualche secondo prima, rendendo l'impatto meno forte. Una volta ripresi, gli astronauti escono e cercano di capire quali sono i danni e dove sono finiti. Specialista di missione capisce al volo che si trovano su Fetonte, un pianeta tra Marte e Giove.
comandante di carico cerca di fare il punto della situazione, cercando di capire quanta acqua e quanto cibo sono riusciti a salvare. Restano risorse però per una sola persona. Il responsabile delle agroscienze, invece, dichiara la totale perdita dell'intera piantagione di verdure. Solo l'ingegnere riesce a salvare il computer di bordo per le comunicazioni. La voce metallica dalla Terra risuona un'ultima volta prima che gli astronauti perdano la connessione. Buongiorno equipaggio Taurus, se state sentendo questo messaggio, questo vuol dire che siete sopravvissuti alla peggior disgrazia che avremmo potuto immaginare. Stiamo mettendo al lavoro i nostri piccoli inventori per aiutarvi a sopravvivere durante questo inaspettato soggiorno, tramite dei robot che potrete ricavare dai detriti della stazione. Buona fortuna equipaggio! Gli astronauti a questo punto hanno iniziato a raccogliere i pezzi e i detriti della navicella, guardando in lungo e in largo. Questi sono i pezzi che per adesso sono riusciti a trovare. Con questi pezzi e quelli che troveranno, devono costruire la robociurma, una ciurma di robot che li aiuti a sopravvivere sul pianeta Fetonte e che li aiuti a tornare sulla Terra. Ma hanno bisogno di progettisti che disegnino dei robot per loro. Avete carta, colori, come dicevamo prima, è arrivato il vostro turno. Voi siete i progettisti e le progettiste che serviranno a questi astronauti per avere i progetti per poi costruire robot che li aiuteranno per sopravvivere sul pianeta. Quindi siete pronti? Sì! Sì! Ottimo! E vai! Allora, la ciurma di robot deve avere queste caratteristiche. Abbiamo bisogno di alcuni robot che si occupino di riordinare e pulire, quindi che facciano, che abbiano il ruolo di comandante del carico utile. Abbiamo bisogno di robot che abbiano il ruolo di specialisti dell'educazione e quindi aiutare in una scuola per robot e per insegnare loro le varie specialità. Un gruppo di robot che si occupi di costruire e aggiustare con il ruolo di ingegneri di volo. Un gruppo di robot che si occupi di decidere e dirigere, quindi dei comandanti di missione. Altri robot che si occupino di esplorare, quindi esplorare il pianeta nuovo e trovare nuovi materiali da portare sulla Terra o utili per la vita su Fetonte. Scusate, avrei da dire una cosa. Dici. Secondo me, per alimentare tutti questi robot bisognerebbe installargli dei pannelli solari. E poi bisognerebbe anche riuscire a trovare la tecnologia abbastanza avviata. E ultima cosa, io non vedo una cosa veramente importante. Cioè? Manca il robot giardiniere, non avete sentito? L'orto è andato distrutto, bisogna... I robot non sono ancora finiti, quindi non sai se mancano, ci sarà. Ne mancano due ancora. Allora, ci serve ancora dei robot che sappiano guidare, che facciano i piloti delle varie navicelle e, attenzione, attenzione, chi possa coltivare e cucinare per l'intera ciurma, insomma. Quindi abbiamo anche coltivatori. Eccoli qua. Era questo quello che cercavi? No, cosa manca? Se mi viene in mente ve lo dico. Va bene. Okay. Allora, come diceva Giacomo in realtà, Giacomo, giusto? Sì, ok, come diceva Giacomo, i robot dovranno essere molto potenti e quindi tra i vari detriti che trovate che fluttuano nello spazio bisognerà trovare quelli giusti in modo tale che tramite dei pannelli solari, delle batterie che sono cadute da altri posti, questi possano funzionare. Quindi Giacomo ha perfettamente ragione, bisogna
trovare i pezzi giusti in modo tale che questa ciurma di robot possa essere realmente utile. E ovviamente dei pezzi che vi abbiamo fatto vedere ce ne possono essere mille altri, quindi tutto quello che secondo voi può essersi staccato dall'astronave e essere utile può essere inserito all'interno del robot che andrete a costruire. Una cosa che vi chiediamo di fare adesso è scegliere, ognuno di voi dovrà fare un solo progetto, quindi scegliere qual è il ruolo del proprio robot. Una cosa che vi consigliamo di fare è di segnarvelo sul foglio prima di iniziare a disegnare. Quindi o segnate il nome. Cosa? Ho ricordato che cosa bisognava dire. Cosa dici? Calcolando che soltanto la Terra è l'unico pianeta conosciuto con un'atmosfera, ovvero con uno scudo che ci protegge dai meteoriti, dei meteoriti potrebbero colpirci, ci servirebbe un robot che faccia un po' da scudo. Perfetto, mi sembra un'ottima idea, un'ottima idea. Allora forse abbiamo bisogno prima di una squadra che possa costruire questo robot, giusto? Giusto. Questo è vero. Quindi forse a questo punto quello di cui Giacomo ha bisogno è il robot con il ruolo di costruire e aggiustare, perché se nessuno li costruisce, e poi come ce l'abbiamo lo scudo, no? Quindi, giusto? Ottima, ottima osservazione. Ottima osservazione. Grazie mille. Quindi adesso quello che vi chiediamo di fare è di inserire il simbolino della tipologia che avete intenzione di progettare sul foglio che avete davanti o scrivere il nome del ruolo. Possiamo aggiungere più tipologie in un robot? Sarebbe meglio di no, in realtà, perché è giusto avere queste tipologie andranno poi a creare una ciurma che può funzionare a supporto del team che è in questo momento nello spazio. Quindi sarebbe utile averli con dei ruoli specifici in modo che poi possano anche imparare meglio qual è la loro quello che devono fare. Ok, allora forse è meglio così. Grazie mille. Ok. Quindi vi diamo un minuto, due per scegliere e poi partiamo con il disegno. Okay. Se ci siete o ci date un sì sonoro o scrivete tipo ok o una faccina in chat. Sì, io sto bene. Perfetto. Io ti sento. Ok, va bene. Sì, va bene. Sì. Okay. Grande. Ciao, noi ci siamo appena connesse. Ok. Cosa dobbiamo fare? Allora, come vedete sullo schermo, adesso ogni partecipante sceglie il ruolo che il suo robot ha, quindi bisogna scegliere un ruolo all'interno della ciurma di robot e poi con i detriti che rivedremo subito costruire il robot. Quindi arrivati a questo punto c'è stata una storia, ma vabbè, recuperiamo. Vi consigliamo di prendere carta e penna, carta colori, qualcosa per disegnare e nel frattempo scegliete quale robot vi interessa progettare. In questo momento voi siete designer spaziali, quindi il vostro ruolo è di progettare dei robot con dei compiti specifici, quindi quelli che vedete nello schermo. Scegliete la tipologia, sul vostro foglio disegnate lo stemmino, quindi segnatevi che robot state facendo. Okay. E poi partiamo. Ok, grazie. Niente. Ok, quindi se ci siamo più o meno tutti e abbiamo scelto, aspettiamo le due nuove arrivate un secondo e... Intanto faccio una sintesi velocissima per gli ultimi arrivati. Allora, questi robot devono costituire una ciurma
che possa aiutare un equipaggio di astronauti e astronaute che sono andati a scontrarsi su un pianeta sconosciuto e lontanissimo dalla Terra. Hanno bisogno di costruire questi robot per riuscire a sopravvivere sul pianeta e per tornare sulla Terra. Ok? Ok, quindi se tutti ci siamo, qui trovate i detriti, i rottami che sono volati via dall'astronave, ok? Potete usare questi come ne potete usare mille altri. Immaginiamo un'astronave che si è distrutta schiantandosi su Fetonte, per cui chissà quanti rottami ci saranno in giro. Come dicevamo prima nella discussione che c'è stata, ci sarà bisogno di tanti pezzi, quindi andranno alimentati, dovranno essere scattanti, forti, dovranno avere tutti i pezzi che servono per riuscire a ricoprire il ruolo che voi avete scelto. Da qui abbiamo 20 minuti per il disegno. Noi restiamo ovviamente collegate. Francesca in realtà disegna con voi. Io sto già disegnando, mi sono portata avanti. Per qualsiasi domanda siamo in video, siamo in chat. E per gli adulti che ci seguono in questo momento, se ce ne sono, non sappiamo, se vi va alla fine dell'attività saremo contente di avere i disegni. Quindi se vi va di fare una foto al volo e mandarla in chat, siamo contentissime. Buon lavoro! Si può utilizzare un pezzo di tessuto più volte? Assolutamente sì! Siete voi progettisti, quindi ci affidiamo a voi. Francesca, come sta andando il tuo? A che punto sei? Fatto tutto? No. C'ha le mani, i piedi? Sono un po' lenta, mi mancano le gambe. Ti mancano le gambe? Eh sì, che le gambe devono avere una funzione anche quelle, insomma. Beh. Che il mio robot pulisce e riordina, ma... E quindi sì, cioè è un po' difficile obiettivamente pulire e riordinare su un'astronave senza le gambe, obiettivamente. Potrebbe essere... Mi sembra fondamentale. Sì, vero, vero, sono d'accordo. Quanto tempo abbiamo? Quanto tempo abbiamo? Abbiamo ancora un 7 minuti, così. Bambini e bambine, voi a che punto siete? Così, così? Così, così, ok. A me manca la testa. Anche quello mi sembra importante. Io ho quasi finito tutto. Ok, quindi ci siamo quasi, comunque siamo a un buon punto tutti quanti, testa o non testa, diciamo che nessuno è a zero. Quindi vediamo che progettisti e progettiste stanno finendo gli ultimi pezzettini, però diciamo che se siete tutti d'accordo, chiudiamo, mancanza d'ossigeno, cioè in effetti qua sto senza gas. Chiudiamo la parte di progettazione. Avete tutti un robot finito / semifinito e un nome? Sì! Sì? Sì? Super! Sì! 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 Sì. Quasi, mi ha segnalato! Sì, io lo devo solo colorare. Va bene, allora adesso farò questo ultimo conto alla rovescia per i quasi e poi la parte di progettazione è finita. Quindi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 meno 10, 1 meno 20, ok, 0, 0, un applauso iniziale a progettisti, progettiste spaziali.
Ora vediamo se siete in grado di indovinare chi ha che ruolo all'interno della ciurma. Ad esempio, provate a dirci, secondo voi, quali di questi astronauti e astronaute ha il ruolo di comandante. Fatecelo con i numerini che vedete sotto le TV. Sì, la 4. La Cristiano. La 4. Ok, abbiamo una numero 4. Poi... Vai, vai, mani alzate, non, vi vedi, non vediamo le alzate di mani. La 1. La 1. La 1. 1. La 1. 1. Ok, un sacco di 1. Ma per la maggiore. 4. Abbiamo la... 4 in chat, un 7 in chat. La 7. 7. Scusate, mi si è il computer mi si è caricato. Scusate, posso finire di presentare i robot? Giacomo, vabbè. Guarda, facciamo così, se abbiamo tempo alla fine magari continuiamo a parlare dei robot. Adesso siamo in modalità quiz, quindi abbiamo chiesto, secondo voi, chi è il o la astronauta che ha il ruolo di comandante? Se vuoi dici quale pensi che sia dicendo il numero. Vai, quindi abbiamo avuto... qua continuano a uscire in chat, abbiamo 4, 1, 4, qualcun altro? 7, 4... Quattro. Uno. Va bene, diciamo okay. Che... Vai, seconda domanda. Seconda domanda. Chi si occupa di pulire e ordinare? Siamo un 3. Uno. Uno. Due. Che di microfono? Tantissime risposte. Vai, vai, continuate a rispondere in chat se volete o urlando se preferite. Ci sono delle mani alzate, chi ha le mani alzate parli direttamente. O la 1 o la 6. Ok, ok. 6. Qualcun altro? Francesco? Io. Grande, avevi la mano alzata? Io. 5? 5, okay. Ok. Vai, un botto di risposte, grandi. Ok, ok, dai, ultimi 10 secondi per rispondere in chat. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, terza stop. E ultima domanda. Fine. Ultima. Chi coltiva? Coltivare e cucinare. Chi ha questo ruolo all'interno della ciurma? Io un'idea ce l'avrei, C'è qualcuno che parla con il microfono spento. Accendete i microfoni per parlare. Ultimati. Matilde, secondo te chi è che si occupa di coltivare e cucinare? Yeah.
In chat abbiamo un 7, abbiamo un 6, 1, 5, un sacco di risposte. La 5. La 5. Qualcun altro? C'è qualcuno che si è messo in evidenza, ma non so perché. Cosa sta succedendo? Non lo so. Vai, l'ho tolto. Ok. Ah, io sono un po' curiosa di sapere adesso quali sono i risultati. Sente? Sì, Tiago e Milo volevano parlare. Salutate. Ciao. 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 E c'è la bambina con la felpa rosa che aveva la mano alzata? Secondo te chi è? Laura sono. Ciao Laura, secondo te chi è che si occupa di coltivare e cucinare? Il 3. Il 3, okay. Grazie. Ok, adesso che avete risposto in tanti a questa domanda, quello che faremo sarà darvi le risposte. Quindi, quindi adesso facciamo un 3-2-1 e vi faccio vedere chi sono, chi c'è dietro questi ruoli. Ma i robot cosa c'entrano? Cosa? No, noi siamo arrivati adesso, ma non era alle 6 l'appuntamento? No, oggi era alle 5 e ieri era alle 6. Ah, a me è arrivato da meno alle 6, però vabbè. Mi spiace. Anche a noi. Anche a me è stato un messaggio. Per cui no, più che altro che magari non noi, eh. Era per le 6. Realtà, non sappiamo di cosa state parlando. Noi abbiamo iniziato l'attività alle 5 ed eravamo in tanti, quindi non so se c'è stato un problema tecnico, in realtà noi da relatrici non siamo state avvisate. No, perché la mail che mi è arrivata stamattina diceva alle 18 ci siamo collegati, infatti. Anche a noi. Io non so se c'è, a questo punto chiederei un attimo, un secondo di se c'è qualcuno della comunicazione dell'evento collegato, perché ieri c'era qualcuno che ci può dare una mano in questa cosa. Non lo so se ti piace questa cosa, in realtà no, se no, se non ha senso ci stacchiamo, cioè se siete già tanti. Sono gli ultimi sono 10 minuti. Vabbè, niente, allora ci stacchiamo, direi, no? Cioè, boh, se volete sentire, stiamo presentando degli astronauti e delle astronaute, però non so quanto capiamo. Sì, cioè, questa è, diciamo, la conclusione. La conclusione, sì. Ci spiace. Allora ci stacchiamo anche noi. Va bene, mi spiace. Niente, alla prossima. Alla prossima. Grazie, ciao, buona ora. Buona serata, grazie. Allora, che gli astronauti per cui avete progettato sono loro, quindi la ciurma che vedete in schermo, e questi sono i loro ruoli. Non so se è quello che vi aspettavate oppure no, e se vi ricordate in realtà che cosa sono i simbolini. No? Io non mi ricordo cos'è quello con la stella. Forse se ce li spieghi è meglio. Va bene. Con la stella e con la... È il capo. Allora, partiamo da una piccola premessa per poi tornare a... poi vi spieghiamo tutti quanti. La premessa è questa, che spesso si pensa che alcuni lavori possano essere dei lavori da maschio e altri lavori dei lavori da femmina. In realtà, come vedete dallo schermo, l'astronauta non è né un lavoro da maschio né un lavoro da femmina, ma un lavoro per tutti e tutte. E ora vi raccontiamo chi sono questi 7 per cui avete lavorato. Il primo, Story Musgrave, è un comandante del carico utile, quindi
colui che si occupa di mettere a posto e gestire e tenere ordinata la navicella. Lui ha trascorso più di 1800 ore nello spazio, è un medico e un astronauta e ha ricoperto ruoli diversissimi tra loro. Oggi è in pensione e lavora per la Walt Disney per creare gli scenari dei cartoni animati e dei centri giochi. Poi abbiamo Joseph Acaba, che è un specialista di missione educatore. Infatti, primo astronauta di origine portoricana, lui ha insegnato alle scuole medie, alle scuole superiori, quindi era un maestro e un professore, prima di diventare astronauta, ed è stato scelto proprio per i compiti legati alla parte di insegnamento e di educazione. Poi abbiamo Samantha Cristoforetti, qualcuno la conosce? Sì. Ok. Sì. Ingegnera sì, di sì. Grandi. Che è ingegnera sì, di bordo. Sì. Sì. È la prima italiana nello spazio. Ingegnera di bordo per la Stazione Spaziale Internazionale, ha partecipato a tantissime missioni e ha vinto il record mondiale per la permanenza in una sola missione in orbita con ben 199 ore passate nello spazio. Poi abbiamo Peggy Whitstone, comandante, quindi è lei la comandante della vostra ciurma, è stata la prima comandante donna della Stazione Spaziale Internazionale. Ha passato ben più di 60 ore in spacewalk, cioè passeggiando nello spazio. Ed è stata l'astronauta americana che ha passato più giorni nello spazio, cioè 665. Poi abbiamo Stephanie Wilson, specialista di missione, cioè una persona che ha un compito specifico all'interno della missione e che noi abbiamo visto come la persona che aggiusta e costruisce. Lei si occupa di robotica, è un ingegnere robotico e si occupa dell'ingegneria di moduli e navicelle spaziali. Quando hanno ampliato la Stazione Spaziale Internazionale, lei ha gestito tutti i bracci robotici che hanno fatto fare le passeggiate nello spazio agli altri colleghi e colleghe. Quindi lei era il capo dei robot e delle cose robotiche sulla navicella spaziale. E poi abbiamo Francesca, non so se riesci a mettere le persone che sono in sala d'attesa. Ma temo che siano quelle dell'orario sbagliato. Ah, ok. Adesso... E poi abbiamo lei che è Valentina Tereshkova, pilota. Quindi lei è la pilota della nostra storia, è stata la prima donna dello spazio, ha partecipato alla sua prima missione da sola, quindi lei era sola sulla navicella, a 26 anni, quindi alla mia stessa età, che ho il cappello con le ali. E questo è successo tantissimi anni fa, nel 1963. E poi abbiamo Paolo Nespoli, ed è lui quello che si occupa di coltivare e cucinare. Infatti lui è il responsabile agroscientifico. Ha vissuto tantissimo tempo nello spazio, è stato 313 giorni a vivere, quindi mangiare, dormire, svegliarsi, fare palestra, tutto nello spazio. E il suo ruolo è studiare e lavorare per coltivare piante e creare ecosistemi spaziali, quindi far crescere i pomodori nello spazio. Quindi loro sono il team per cui voi avete progettato in realtà. Ve lo aspettavate? Bianca fa così, così. Così, così. Anche così, Giulia così, così. Vediamo una cosa. C'è una mano alzata? La webcam di Matteo? No. Matteo, hai la mano alzata? Non so se Matteo è il tuo nome o il nome di tuo padre. Io vedevo Giulia che faceva così con la mano. Così. Così. Perché non te lo aspettavi, Giulia? Mi aspettavo che Samantha Cristoforetti forse
quella che cucina. E dopo più o meno mi aspettavo tutto così. E come invece mai che lei è l'ingegnere. Lei è l'ingegnere, sì. No, perché a volte magari capita che si pensa che ci siano, come diceva Benedetta prima, dei lavori che vanno meglio per le femmine e alcuni che vanno meglio per i maschi, no? E invece non è così. Insomma, se uno ha delle passioni e degli interessi, tutti possono fare tutto. Giusto? Allora, io direi che vi ringraziamo, siete stati dei progettisti e delle progettiste pazzesche. Va bene, allora per tutti quelli e quelle che hanno partecipato all'attività, vi ringraziamo di nuovo, siete stati pazzeschi e pazzesche, e ricordatevi che tutti voi possono fare gli astronauti e le astronaute, qualsiasi cosa volete fare, perché sulle navicelle spaziali c'è bisogno di tantissimi ruoli diversi e voi potete fare quello che volete ed essere quello che volete quando sarete grandi. Questa cosa è super importante.